del socialismo in America Latina. Però quello che mi sembra molto interessante è che l'azione destituente dei movimenti che in tutta l'America Latina sono all'origine dei governi progressisti ha continuato ad agire su un piano sconnesso rispetto a quello su cui si è venuta svolgendo l'azione. Non c'è stata cioè una traduzione né riformista né rivoluzionaria dell'azione dei movimenti che ha assunto decisamente forme insurrezionali in alcuni momenti decisivi della storia latinoamericana in nuovi governi, in nuovi sistemi politici. Non c'è stata traduzione di nulla. C'è stata però l'apertura di uno spazio politico nuovo, caratterizzato appunto dalla sconnessione tra lo sviluppo continuo di movimenti che prolungano l'azione destituente e l'azione di governi che hanno indubbiamente rappresentato una interruzione di continuità nella storia latino-americana. Forse in questa esperienza molto complessa, potremmo dedicare l'intera serata almeno, ci sono degli elementi che ci possono aiutare a pensare il problema rappresentato da noi. Sì, il microfono è aperto, iniziamo il dibattito, insomma, dopo questa ricca introduzione. Purtroppo il microfono è corto, chi vuole intervenire? Io volevo fare una domanda, spero di non essere troppo confusa. In questa rivista c'è una cosa che mi aveva particolarmente colpita. Da quando Federica Sossi parla dell'esperienza del collettivo dei tunisini di Lampedusa a Parigi, ecco, mi sembra molto calzante rispetto a quello che dicevamo del togliersi un'identità e nel contempo moltiplicarla. È sicuramente un'esperienza che interroga appunto anche le nostre lotte, perché comunque interroga una dimensione politica che è direttamente transnazionale, quando noi insomma nelle nostre lotte attualmente stiamo cercando di svilupparla attraverso anche i meeting che abbiamo fatto nell'ultimo anno. Ed è molto interessante secondo me, perché anche questa espressione ci interroga appunto anche sulla dimensione direttamente europea che noi stiamo interrogando, perché prima si parlava anche di rifiuto quando, all'interno delle banlieue degli istituti della cittadinanza. Ecco, anche questo mi sembra un tema molto interessante, perché di fatto abbiamo visto appunto anche qua nell'esperienza italiana un tema interessante, perché i tunisini e gli altri migranti che arrivavano a Lampedusa, che sicuramente non sono tutti quelli che arrivano, perché poi la situazione delle migrazioni è molto complessa, però non chiedevano di restare, chiedevano di potersi muovere. E questa è una situazione particolarmente paradossale all'interno di uno spazio europeo che è caratterizzato da Schengen, che in teoria dovrebbe segnare la libertà di movimento per gli europei all'interno dello spazio, e che di fatto invece vede l'innalzamento di muri e di confini molto stringenti per chi vuole muoversi. Penso che ricordiamo tutti bene appunto il rimbalzo che c'è stato appunto di questi migranti a cui il governo italiano ha propinato un foglio di via che poi non è servito e che sono stati praticamente rimbalzati da un paese all'altro come palline. Di fatto cioè quello che io mi chiedo su queste esperienze, però a partire da questo collettivo che sicuramente non è l'unico, però è un'esperienza secondo me di soggettivazione politica molto particolare anche per le categorie che noi usiamo, perché comunque anche le migrazioni vengono affrontate molto attraverso appunto la
lotta dei sans-papiers, che però era diversa. Ecco, quello che io mi chiedevo è se anche i sans-papiers, appunto, nella loro irriducibilità e nella loro assenza di identità, non siano diventati a loro volta una categoria che rende poi molto difficile affrontare anche questo tipo di lotte, e quindi di quali strumenti teorici che abbiamo noi possiamo servirci per affrontare questa nuova richiesta che viene anche dal mondo delle migrazioni, e se eventualmente invece ci sono delle categorie che dobbiamo mettere in discussione e sulle quali possiamo fare una riflessione anche come attivisti e attiviste, per approcciarci in un modo comunque efficace alle lotte migranti e alle questioni anche della cittadinanza che ci pongono. Sì, cioè, fammi un po' di referenza. Due domande, una abbastanza sorvolata. Diciamo che le due domande riguardano una la postura politica e l'altra la postura analitica, che a mio avviso fanno problema relativamente al tema dell'immigrazione. Rispetto alla postura politica mi chiedo quale sia la difficoltà di posizionarsi rispetto a questi fenomeni e anche di inventare un nuovo vocabolario, ad esempio proprio rispetto al collettivo dei tunisini. Quello che mi ha colpito è che quando poi siamo andati a parlare con i tunisini di Parigi, la loro impressione relativamente alla formazione di questo collettivo era: bene, precisamente nel momento in cui si è formato quel collettivo si è persa la vera forza, perché la vera forza stava non nelle occupazioni che sono state poi strumentalizzate dagli anarchici francesi, ma alla Villette, dove stavano 8.000 persone, e la loro era una forza prima di tutto fisica, erano concentrati. Quindi quello che ai nostri occhi sembrava un grosso gesto politico, loro l'hanno vissuto in tutt'altro modo, e quindi questo pone, a mio avviso, o anche rispettivamente a quello che tu dicevi prima dell'incapacità, dell'impossibilità di sottrarsi non solo all'imperativo del lavoro ma anche a quello del mercato, quando i migranti tunisini dicono: boh, io sono partito perché volevo vedere cosa c'era di là, quindi di là da voi, e anche magari per comprarmi le Nike, ovviamente io mi pongo il problema politicamente come devo, posto che è scontato che debba esserci la libertà di circolazione, però al tempo stesso da militante mi trovo in una contraddizione, perché la persona vuole muoversi con c'è questo imperativo del mercato comunque, che quindi questa è la prima domanda. La seconda domanda, relativamente invece alla postura analitica, diciamo, di ricercatori, volevo chiedere a Sandro Mezzadra cosa pensa che possa consistere oggi una produzione di corricerca relativamente al tema delle migrazioni, perché mi sembra che almeno quello che osservo è che paradossalmente proprio relativamente a questo tema c'è una continua rinazionalizzazione del tema e della questione migrazioni, e non si fa che di fatto produrre confini, perché ciascuno di noi studia non so, le migrazioni cinesi negli Stati Uniti e dal punto di vista quindi una continua riproposizione di confini, e proprio perché c'è questa portata politica, a tuo avviso, diciamo, le migrazioni possono giocare da cartina di tornasole per leggere i fenomeni, i movimenti politici, mi sembra che più che in altri campi sia necessario pensare qui da qui. No, tra l'altro è una questione che forse con Cicero avevamo già parlato in un altro, cioè questa questione di identità, no? Identità, organizzazione, perché c'è un rompicapo per noi che facciamo insomma, attività politica.
banalmente, perché poi anche se si vuole fare un'inchiesta non si può potenziare, per esempio, cioè fa proprio difficoltà, cioè molto anche molto pratico, creativo. E, no, appunto la questione è questa, no? Si diceva che appunto di cercare nei processi di identificazione tra i punti, i possibili punti di forza. Però se io devo cioè, ragionare appunto sulla precarietà, che non è appunto un processo di identificazione forte, no? Cioè, non, il precariato non è la stessa cosa della classe operaria. Quando non so, un operaio ragionava sulla precarietà partiva dal rifiuto di quella sua stessa identità, no? quel movimento destituente partiva da un odio verso se stessi per costruire qualcosa anche di migliore appunto al di fuori della fabbrica, cioè si trova il rifiuto del lavoro era la sottrazione al tempo della fabbrica per l'affermazione di un tempo affermativo appunto fuori dalla gabbia della fabbrica. E quindi appunto però c'era un'identità forte da cui partire, da destrutturare. E con la precarietà questo gioco non funziona. E appunto, quindi appunto non è che ho delle soluzioni, insomma, stavo cercando un po' appunto di capire. Sì, no, scusa, cioè anche il processo di auto-identificazione cioè, è soggetto a un rifiuto, cioè, nella classe operaia con la carta. Ah, scusa. No, nel senso che era solo per capire quello che stai dicendo, ovviamente. C'è anche un processo di identificazione classica, nella classe del Novecento, la classe operaia è vero che rifiuta la propria condizione, però la mitizza anche per certi versi. Cioè la utilizza come strumento di presa di coscienza, cioè proprio il meccanismo classico della coscienza. Questo è quello che viene a mancare, non solo il rifiuto di una condizione che non esiste nel precariato, che è condizione, è una condizione, no, non proprio per definizione, non definibile. C'è anche l'impossibilità di mitizzarla. Solo questo. Vabbè, cioè, di fatto ad esempio la mia condizione, lavoro, studio, appunto, quindi già la mia stessa identità è una stratificazione, cioè sono più cose allo stesso tempo. Allora noi, cioè, appunto, e come abbiamo risolto dal punto di vista politico finora questo problema, ne abbiamo già parlato con Giuseppe, cioè pensiamo all'università come la fabbrica della metropoli, ma banalmente perché è un luogo dove la concentrazione è molto forte, diciamo quell'eterogeneità un po' si semplifica e la sedimentazione organizzativa è molto più semplice. E poi a partire da lì proviamo a generalizzare. Ma se fuori dall'università che succede? Esatto, questo è un po' arrompicato. Adesso ad esempio anche l'esperienza di San Precario, no? Cioè, è molto efficace sui luoghi di lavoro, però su delle vertenze singole, puntuali, poi però non riesce ad aprire a movimenti appunto ricompositivi che contengono, no? Quella eterogeneità della composizione del lavoro contemporaneo. E adesso stiamo ragionando, sì, non dico le cose su cui stiamo ragionando, ma anche per avere un feedback, stiamo ragionando sulla questione dell'indebitamento e dell'insolvenza, e, però per capire se appunto riusciamo a tracciare un filo all'interno di questa eterogeneità. Questo libro di Lazzarato secondo me è molto, molto bello, in cui appunto in sostanza dice che il denaro come capitale, cioè un nuovo capitale fisso, che tutti siamo indebitati, lì sta lo sfruttamento, e quindi forse la figura dell'uomo indebitato, come chiama lui, può essere appunto un elemento di ricomposizione, appunto, però anche al di fuori di luoghi così tatticamente concentrati, insomma, non so. Poi noi appunto stiamo anche provando a fare un'inchiesta, un'inchiesta sull'indebitamento, e la prima domanda è dove andiamo cioè, a cercare questi indebitati? Cioè, questa è una cosa, cioè, molto, molto banale, però una difficoltà soggettiva. Sì, ringrazio sempre quali sono questi momenti di dibattito, perché mi cado il tema riguardo l'immigrazione, l'ottica che poi taglio che ho detto lì con la presentazione della rivista, un'ottica filosofica, quindi
chi va oltre a quelli che sono i dati presi dalla vita quotidiana, no? Che comunque sono in crisi di quei processi di identificazione che io chiamo sempre etichette, che riescono comunque a dare una chiave di lettura della realtà, si rende comunque influenzabile allo scopo, tramite l'etichetta. Quello che mi premeva di chiarire, che avevo in dubbio, era la questione della sottrazione dal processo di identificazione e la chiave di lettura politica di tale fenomeno. Ovvero, nella storia, quella che comunque mi ha appassionato molto di più, che sono stato è stato l'esodo in America, tramite lo schiavismo, la musica blues, no? Che esprime la vitalità, nonostante comunque ci sia quella che è una repressione totale della vitalità stessa. Lo stesso accade nelle varie forme, perché comunque sono sempre dell'idea che il sentimento è quello che riesce a generalizzare più facilmente, perché prende di pancia vari settori tra loro sconnessi. Ora, in dati concreti, il fatto stesso che alle balie non si potesse dare un nome, una rivendicazione, un manifesto, no? Io temo, da un lato, che possa anche essere un limite. Perché? Perché da adesso che in Italia abbiamo comunque un dibattito sull'immigrazione molto molto meno evoluto rispetto a quello che c'è alla quarta generazione in Francia o in Inghilterra, vista la loro storia coloniale dei due paesi, in Italia vedi la legge sulla cittadinanza o ancora quelli che sono dei processi di classificazione ditte di polizia qui sono straordinari come mia madre, io mi chiedevo come mai ci fossero quattro ditte a Bologna e tutte quante presentavano le stesse caratteristiche indipendenti, no? Signore, donne, con figli, magari con situazioni particolarmente immigrate. E questo è lampante, cioè mia zia, mia mamma, mia cugina, tutte quante fanno la stessa cosa. Se da un lato questo limite, che io comunque non voglio andare per analogia, perché comunque l'analogia con gli altri paesi comunque sono condizioni differenti, l'humus è diverso, ma se il mio indirizzo è quello, quando io adesso critico i movimenti dei migranti che comunque sono concentrati su problemi che sono comunque validi su cui lottare, ma penso che comunque bisogna avere un occhio un po' più lungimirante proprio per gli esempi che ci circondano e per la società delle informazioni che ci permette un feedback continuo, guardare un attimo allo step della seconda generazione, casomai non ci rimetto quanta casa, però il problema è dire se adesso concentriamo il dibattito sulla prima generazione ci troveremo poi ad affrontare problemi che gli altri stanno risolvendo e non si sa in che modo, e noi possiamo vedere la reazione del sistema a quelle che sono queste varie forme che potrebbero comunque rivelarsi anche qui, però in qualche modo cercare di giocare in anticipo e prevedere, forse un po' di ideologia, che è un po' quando parlo con i miei parenti mi chiamano un po' giovanotto, no? Il problema mio è proprio questo, cioè la zia che ha timore di andare lì a chiedere una cosa che le spetta in comune perché magari sul lavoro le fanno una ripicca. La sottrazione, questo anonimato è duro da vivere, è qualcosa che ti toglie anche la possibilità di manifestare la tua vitalità stessa. E infatti mi colpiva ultimamente, ho visto un video di alcuni ragazzi stagionali. Mio padre è un stagionale, io seconda generazione ho la fortuna di studiare. E i ragazzi, nonostante le condizioni in cui versano durante quel periodo, hanno girato un videoclip, hanno fatto della musica hip hop, si sono espressi. E tornando a Tota Blues, no? E quelle condizioni in cui tu sei al minimo, però comunque l'essere umano che in te è ancora lì. E io credo
che l'anonimato, la sottrazione a processi di identificazione fa sì che tu li ignori, perché comunque ti stai sottraendo, sottrassi un passo indietro magari puoi ancora guardare, però loro rimangono lì e tu puoi rimanere attento a quegli strumenti che cercano di etichettarti, puoi lottare. Però io credo che la massa, quando si ritrova divisa nella sua particolarità, difficilmente può sfociare, può ritrovarsi la massa in qualche modo poi compatta contro quella che è la fonte del potere stesso, che comunque riesce ad arrivare capillarmente, ma è univoco. Non so, a me preoccupa appunto vedere questa sottrazione, che io, che i miei figli, che i miei nipoti, cioè, stanno lì, che devono, che hanno come unico mezzo rompere tutto, a me, io il sistema, come dire, noi quando ci sono le vertenze dei militanti, ieri stavo lì con i notab che ascoltavo un poco, il problema è sempre quello delle pratiche inclusive, esclusive, che comunque permettano a tutti di partecipare. Perché? Perché io vedo la nostra generazione che ha proprio un blocco nell'esprimere, e adesso sfocia così, penso che dobbiamo lavorare parecchio su una sottrazione accompagnata da un'identificazione forte, che possa essere la lingua. Non dico che sono caratteri normali, perché a me Schengen fa male, non è che è la rivoluzione, a me Schengen mi dà delle barriere che non esistono, non ci sono. Se io cammino a piedi per i monti, arrivo in Svizzera, non c'è nessun muro che mi... E quindi questa proiezione che ti viene data poi, e tu vedi tutti i giorni, tu la assimili, ci diventi, cioè la biopolitica, no? Come la chiamano, che a un certo punto ci sei dentro, non lo so, è un serpente che si mangia la coda, come ripeto, grazie, finisco. Cioè io, perché questa storia della sottrazione qua mi permette di dire alcune cose, nel senso che è evidente il tema della, diciamo, la presentazione generale già della rivista ci mette su questo piano. L'anonimato sta in tutte e due, diremmo, è immanente sia al sistema di controllo sia alla prima mossa che fai contro il sistema di controllo, ma questa è l'esperienza quotidiana che noi facciamo, ci stiamo dentro, non puoi andare a, è la prima cosa che fai è non farti riconoscere. E però è il sistema di controllo stesso che liofilizza la tua identità e te la sottrae. Incentrare il tema dell'anonimato, secondo me, è abbastanza comprensibile da questo punto di vista, perché appartiene esattamente alla nostra esperienza personale. Qualsiasi mossa che fai di possibile reidentificazione parte dal sottrarti alla casellina, da questo punto di vista funziona. Io sullo step della fondazione ci sto. Il punto è, detta in philosophicis, è che una soggettivazione soltanto del senza, puntare tutto sulla soggettivazione del senza parte, del senza nome, rischia di essere un blocco filosofico. Ed è quello dove tu ti trovi. D'altro canto però è anche vero che, è anche questa esperienza quotidiana, che se tu non prendi momenti di rottura e pensi che la produttività della tua soggettività si possa dare aggirando il problema del sottrarsi e del rompere, fai un'altra, metti tra parentesi, ti perdi un pezzo del problema politico attuale. Il problema è come si dà una rottura. Ed è quello il problema che poni tu, cioè tu dici: ma io avevo la sottrazione dal lavoro nel momento in cui il lavoro dava una identità forte, allora lì il problema del rifiuto del lavoro era abbastanza evidente. Il rifiuto del lavoro è l'operaio massa, rifiutava un'identità che c'era,
Ora, tu dici, ma c'è ancora la tematica del rifiuto quando è in fondo lo stesso sistema della precarietà che dissolve qualsiasi identità? Che rifiuto se è già il sistema che mi disidentifica in qualche modo? Ecco, io su questo vorrei riflettere, perché non è vero che poi il sistema neoliberale non sia anche un sistema di produzione di soggettività, per esempio della soggettività debitoria per venire al libro di Lazzarato, o di altre forme, se vuoi più fluide, ma che sono ugualmente forme che ti pongono il problema del rifiuto. Per esempio, negli appunti che il collettivo Uninomade ha cominciato, l'ultimo editoriale in vista di un seminario che facciamo sulla forma impresa, lì c'è un passaggio che va un po' scavato, dove si dice forse il rifiuto del lavoro oggi è da ricollocarsi nei termini del rifiuto dell'etica, della responsabilità, del rifiuto del dover comunque portare avanti la barca, cioè di tanti dispositivi soggettivi che come non riguardano la situazione precaria, no? Ma quando nella situazione precaria noi non vediamo, siamo portati stesso noi ad assumerci delle responsabilità che non ci competerebbero, no? Ad autoresponsabilizzarci. Nel movimento universitario questa era avvenuta, no? Cioè, c'erano veramente fenomeni di schizofrenia: da un lato ti volevi sottrarre e distruggere l'istituzione universitaria, dall'altro lato ma chi poi fa lezione, chi poi i miei studenti, non li posso abbandonare, non posso fare pietà. C'erano veramente situazioni tra iperresponsabilizzazione e sottrazione della responsabilità. Allora ci andrei un po' piano a dire, siccome le identità sono liofilizzate, il problema del rifiuto è da vecchia arnese della classe operaia, siccome non c'ho più la fabbrica, non c'ho più quell'identità, perché in realtà questa produzione di identità neoliberale ripropone il problema della desoggettivazione rispetto a quel tipo di identità. Soltanto che io penso che una politica del doppio tempo, cioè prima mi desoggettivizzo e poi mi soggettivizzo, è assolutamente utopica nel tipo di ritmi a cui siamo sottoposti. Il movimento della deprise e della metrise è lo stesso movimento. Il movimento della trasformazione che si sottrae e che produce soggettività è in qualche modo lo stesso movimento. Nell'articolo di Federica a cui facevi riferimento, mi ha colpito molto quella storia che lei sottolinea del senza virgole, no? Il collettivo dei tunisini di Lampedusa a Parigi, dove è contemporaneamente una disidentificazione. Che cos'è un collettivo dei tunisini di Lampedusa a Parigi se non un imbroglio, senza virgole, come dice Federica, un imbroglio di identità irrisolvibile? E però la stessa Federica lo svolge immediatamente poi in senso produttivo. Allora la questione del nome, qui per parlare in filosofici, mi sembra assolutamente importante, perché voi sono giustificati: se il mio problema è soltanto quello di non aver nome, questo rischia di diventare una posizione estremamente debole. È esattamente quello che fa il sistema: sottrarre il nome. E però la produzione dei nomi, secondo me, non può prescindere da un momento di sottrazione del nome imposto. Questo credo che è uno sforzo che dovremmo farlo. Forse è lo sforzo che può fare una rivista che si definisce di filosofia, che è ancora bandiera la sua identità filosofica, è quella di calare questo discorso però nelle modalità della produzione contemporanea, perché lì secondo me le cose cambiano. Per esempio, e finisco, la questione che davvero, che poi è bello, cioè non ci pensavo, questa cosa che si ritorna a parlare del
dibattito interno al comitato di redazione della rivista, no? In un mondo dove le riviste sono diventate. No, ma perché sì, questo è evidente. Però, voglio dire, cioè, in un mondo dove le riviste sono diventate un ranking dato dall'Ambur e dalla tre stelline, quattro stelline, che ancora una rivista si ponga questo tipo di problema, mi sembra una cosa produttiva. E io per esempio sono, in Philosophicis sono molto in dubbio che lo sfondo ontologico dato da questa idea dell'evento che emerge dal vuoto dell'essere, dal ritiro dell'essere, possa essere il tema dello stupore dell'essere mi sembra molto incapacitante in una situazione in cui invece l'essere lo produciamo in qualche modo ci rendiamo conto. Questo mi sembra un punto in cui dobbiamo ancora lavorarci sopra, però certo è lo sforzo di ripensare la sottrazione, e in questo le cose diceva Sandro centrali, cioè destituente e costituente come momenti di una disconnessione, di una asimmetria che ci eviti sia l'apologia del semplice rifiuto muto, sia però anche una specie di idea che la linearità della produzione costituente sia appunto una linea senza rotture, senza passaggi. Questo mi sembra un po' lo sforzo che può essere fatto anche litigando in redazione. Poi finisco veramente su questa cosa, è venuta fuori che riprendevi della mia battuta sul situazionismo. No, ecco, io in generale ho soltanto questo dubbio, e mi veniva dalla tua ripresa del tema della forma merce, che in un mondo dove appunto la produzione soggettiva è così forte, anche il rapporto con la merce deve essere evidentemente riletto. Proprio il fatto che si vada a rompere le vetrine e a prendersi i televisori e gli iPhone, io non vorrei che si ritorni alla lamentela rispetto al grande mercato consumistico che tutti ci avvolge. In realtà oggi questi comportamenti di appropriazione della merce possono essere letti anche senza ritornare a temi che comunque circolano nella pubblicistica radicale, un po' piagnoni sul fatto che la merce tutti ci travolge e anche chi si mette in posizione di ribellione poi viene riafferrato. Io sinceramente non ci trovo niente di male a rompersi, no? Cioè, c'è anche in qualche modo un momento riappropriativo della merce che deve essere sottolineato. Quindi quando io metto qualche caveat soltanto perché ho sempre qualche sospetto che poi noi ci incantiamo noi per primi davanti al grande spettacolo della merce e che cominciamo a sviluppare un po' di lamentela molto in politica sull'anticonsumo. Il mio unico il fricchettonismo. Prego un po' di silenzio, di rispetto, insomma, per il dibattito, c'è anche lo spazio fuori per chi vuole chiacchierare. Siamo in un posto che si chiama certo, giochi in casa. È un po' sì, no? Ho preso anche da Sofì oggi, non so se avete letto, no. Un articolo su Repubblica. Vabbè, siamo abituati anche per Troi. Io avrei fatto immediatamente comitato di gestione e cambiato il nome.
cerca di avere le cose che sono state dette e mi sono sembrate molto puntuali, per cui faccio proprio qualche considerazione un po' frammentaria, ma a cui tengo. Margherita, per esempio, poneva questo problema dell'istituzione stessa di sans-papier come soggetto, per esempio in termini privativi, definito dal suo essere senza. E negli ultimi anni abbiamo assistito alla moltiplicazione di lotte di soggetti definiti in questi termini: senza lavoro, senza casa. Abbiamo assistito anche alla moltiplicazione di riflessioni filosofico-politiche su questa figura privativa, appunto, del senza. Già Giso ha detto alcune cose molto importanti a questo proposito, che condivido. Aggiungo una cosa, che rispetto al sans-papier, ne parlo un po' anche nel mio articolo, in questo numero di UTIS, c'è da considerare il fatto che da una parte questa enfasi sui sans-papier, cioè sugli irregolari, su coloro che vengono definiti clandestini, forse evidentemente stigmatizzante, ha portato un po' paradossalmente alla produzione di un nuovo confine all'interno del mondo delle migrazioni, e a considerare più politica la condizione proprio dei soggetti che sono definiti dall'essere senza qualcosa, ovvero i papier, ovvero il diritto ad avere diritti. Oh, la formula di Hannah Arendt, che è molto circolato nel dibattito negli ultimi 10-15 anni sulle migrazioni. A me pare che questo sia piuttosto problematico. Ci porti a perdere di vista gli elementi di continuità che ci sono dentro la condizione migrante, e dal punto di vista politico in fondo finisca per riprodurre un atteggiamento vagamente estetizzante. Inoltre leggevo qualche settimana fa una ricerca molto provocatoria fatta sui movimenti dei sans-papier in alcuni paesi europei, mi pare la Francia, la Spagna, ma anche il Belgio e la Svizzera, che metteva in evidenza come nei paesi in cui questi movimenti esistono da diversi anni si sia creato un apparato di organizzazioni, tanto di migranti quanto di autoctoni, che ha finito per contribuire a quella tendenza alla rinazionalizzazione del discorso sulle migrazioni di cui parlava Martina prima ad altro punto. Per cui i sans-papier in Svizzera, i sans-papier in Francia, i sans-papier in Spagna, i sans-papier in Belgio. Questo mi sembra appunto un problema di cui tenere conto. Ce n'è un altro che se volete è più filosofico politico, ma penso che ci interroghi anche dal punto di vista delle nostre pratiche. Io credo che l'enfasi sul senza sia andata in questi anni di pari passo con la tendenza a pensare la politica, la nostra politica, nell'ordine temporale dell'evento, questo termine che è stato più volte menzionato nella discussione di questa sera. Che cos'è la politica? Prima di tutto è un evento.
Da questo punto di vista, senza alcun nazionalismo filosofico, effettivamente il dibattito francese è stato molto importante, insomma, Badiou e Rancière, in forme diverse, si è andata consolidando questa idea secondo cui la nostra politica appartiene all'ordine temporale dell'evento. E allora qui, come dire, nel momento in cui pensiamo alla sottrazione non tanto come cifra di comportamenti quotidiani, quanto come rivolta, insorgenza, momento destituente, è evidente che ci troviamo di fronte a una modalità di pensare la politica che la colloca appunto nell'eterno presente in cui si produce l'evento. Se noi però pensiamo seriamente, anche questo è un tema di cui un po' parlo nell'articolo che ho scritto per questo numero di Utile, se noi pensiamo, come cercavo di proporre prima, il destituente come categoria descrittiva ma anche come nome di un problema, e dunque cerchiamo di immaginare, anche riprendendo le tue indicazioni, il rapporto tra il momento destituente e un insieme di pratiche costituenti, è chiaro che dal punto di vista della temporalità della politica dobbiamo uscire dall'ordine dell'evento, perché le pratiche costituenti si distendono in un tempo che non è quello dell'evento. Dobbiamo pensare alla politica nei termini della durata, quindi non nei termini dell'evento destituente, ma neanche nei modi con cui la teoria politica e giuridica moderna ha pensato il potere costituente, ancora una volta collocandolo nel tempo di un assoluto presente. E questo credo che sia, come dire, un bel problema per, dal punto di vista, diciamo, filosofico-politico, è forse il problema fondamentale da pensare. Ancora due considerazioni molto rapide su quello che diceva Martina. La prima in realtà riprende quello che diceva Giso alla fine del suo intervento. Nel momento in cui riconosciamo, come dire, la potenza del mercato, la potenza della forma merce nel determinare gli stessi comportamenti di sottrazione che sottendono i movimenti migratori, dobbiamo, a mio giudizio, abbandonare ogni tipo di moralismo. Dobbiamo leggere la forma merce come forma che ospita al suo interno delle contraddizioni potentissime. Certo, la forma merce, ce l'ha insegnato Marx, è un feticcio, ma il feticcio vive nella misura in cui c'è un forte investimento di desiderio all'interno della forma merce. Il desiderio è sempre ambivalente. In fondo, tanto mitizzati operai meridionali che a Torino hanno fatto saltare negli anni 60 l'ordine produttivo alla Fiat, che cosa desideravano presi individualmente? Prima di tutto la 500. Allora, da questo punto di vista, ripeto, da parte riconosciamo la potenza della forma merce, del suo ordine simbolico e materiale, che va ben al di là della dissolvenza che a volte appunto descriviamo, come ha fatto prima Adriano, che poi dovrebbe bambire, dell'ordine della cittadinanza. Però cogliamo anche la dimensione, come dire, profondamente contraddittoria che abita, costituisce la forma merce. Noi siamo dalla parte dell'eccesso di desideri investiti all'interno della forma merce. E l'altra questione che Martina poneva è una questione
molto importante, no? La con ricerca, come si fa con ricerca uscendo da processi di rinazionalizzazione dei discorsi e delle stesse pratiche di con ricerca che negli ultimi anni sono stati molto potenti in Europa ma anche altrove. È chiaro che ci vorrebbe molto tempo per affrontare questo problema, bisognerebbe anche ricostruire i tentativi che sono stati fatti quel che riguarda l'Europa negli ultimi 10 anni, di costruire delle pratiche di ricerca transnazionali. Certamente io credo che l'elemento transnazionale, transcontinentale che vive all'interno delle migrazioni contemporanee, all'interno di queste pratiche di co-ricerca debba essere enfatizzato in modo particolare. Uno dei modi in cui questo avviene, e ne potete avere dimostrazione anche leggendo questo numero di UTIS, è attraverso pratiche cartografiche. Proprio Martina, insieme a Orazio Herrera, ha scritto un saggio su migrazioni e controcartografie che da questo punto di vista mi pare un ottimo contributo. Lo stesso saggio, davvero molto bello, di Federica Sossi va un po' in questo senso, nel senso cioè di evidenziare nella sua autonomia l'elemento irriducibile all'ordine nazionale dei movimenti migratori, delle loro geografie, della loro produzione di spazi. Chiudo tornando a parlare, ma davvero molto brevemente perché ho fame, dell'America Latina. In America Latina le migrazioni hanno caratteristiche naturalmente un po' diverse rispetto all'Europa e tuttavia dentro i grandi processi di trasformazione che l'America Latina sta vivendo da 10 anni a questa parte, si sono moltiplicati i tentativi di ricostruire la dimensione continentale del processo politico in atto a partire dalla intensificazione della produzione di spazi transnazionali da parte dei movimenti migratori interni appunto. E anche lì credo che ci siano delle esperienze estremamente interessanti, così come in altre parti del mondo, da analizzare, discutere per affrontare quello che io sono d'accordo con Martina, è davvero un problema essenziale che oggi si propone di fare con ricerca, di fare richiesta militante sul tema delle migrazioni. Come cioè rendere conto di questa spazialità, se volete, delle migrazioni contemporanee, che è evidentemente in tensione con la spazialità politica che possiamo vedere rappresentata su una qualsiasi carta geografica del pianeta, senza perdere però la presa sulla materialità delle condizioni molto specifiche che si vivono in città, così come a livello nazionale, perché il livello nazionale comunque sia continua ad avere una sua importanza e dentro pratiche di ricerca e di inchiesta militante bisogna essere in grado di fare quello che ci suggeriscono da molto tempo di fare i geografi critici di formazione marxista, e cioè adottare schemi di analisi multistati. Come? Per esempio a Valudai, che non è un geografo ma un antropologo, ma certamente. In moderni tempi, nel senso che il momento in cui un
isolato nella sua realtà territoriale, riesce comunque a collegarsi taxista sic riesce comunque a collegarsi con la realtà del suo paese, allora si creano degli spazi per cui non sei in un territorio piuttosto che in un altro, e si può ricollegare anche al discorso che fa Saviano sulla doppia assenza, per cui non sei totalmente presente laddove sei presente e nemmeno assente laddove il pensamento sull'identità che poi rimane, perché comunque anche se l'identità è, cioè non è muta, nel senso che non è tutto un migrante che crea un percorso, si sposta, già sta mutando la sua identità, comunque è un nucleo che non si può cancellare. Secondo me, voglio dire, i problemi li abbiamo toccati un po' tutti, cioè sarebbero altri, ma insomma il punto in fondo è questo. È chiaro che c'è una riconfigurazione generale del sistema di produzione, della classe, non esiste più l'operaio, almeno nel mio paese, nel nostro paese, è stata un'altra parte. La configurazione del lavoro, la configurazione del lavoro chiaramente ti porta davanti a una precarizzazione sotto la quale tu domani, penso che io l'identità non ce l'ho, devo acquistare in qualche maniera per poterla parificare. È chiaro che così come il problema centrale è il problema della durata, è chiaro che se non si vuole essere apocalittici o né integrati, si vuole pensare che cada dal cielo in qualche maniera la distituzione politica, è chiaro che bisogna stare all'altezza di questo simbolo, cioè un evento che abbia una durata, che è qualcosa di insomma, teoricamente molto difficile da pensare, perché sarebbe da sprovveduti immaginare un evento che si dà e poi l'organizzazione poi si vede. E no, ecco, appunto, cioè, fanno ridere per certe cose, però d'altra parte il livello organizzativo è elevato in realtà là, tutto sommato. In Spagna no, però Occupy Wall Street forse sì, cioè, hanno livelli organizzativi impressionanti per certi versi, non sai che riescono a riprodurre l'evento in forma non diciamo facilmente assimilabile o prevedibile. Allora è chiaro che qua il problema c'è tra le chiese, non è che uno pensa di terminare nel gesto del rifiuto l'azione politica, non basta. Però che bisogna costituire una durata altrettanto importante, però per mantenermi a un livello filosoficamente per me accettabile si tratta anche di sfuggire alla briglia identitaria, e questo per me è fondamentale, cioè alla briglia identitaria, cioè è chiaro che io mi devo poter raccontare, però è chiaro che devo essere per potermi, cioè banalmente il racconto che quindi ha fatto della sua esperienza biografia familiare, no, è un racconto, c'è un racconto, nel senso di raccontare il processo di identificazione al quale lui come diciamo, seconda generazione si è sottratto, per fortuna, e che però fa parte di un racconto che in qualche maniera segna la biografia sua e naturalmente sua madre, cioè dal lato femminile, diciamo, la sua famiglia, non so se ho capito bene il riferimento che faceva, insomma non è difficile da immaginare come funziona. Ma allora, sottrarsi al processo identitario significa semplicemente mantenersi all'altezza di un, per me, all'altezza di un racconto che eviti di farsi, di cristallizzarsi. Detta così può sembrare una grandissima petizione di principio, per non dire stupidità. Però forse è un po' quello, anche perché appunto c'è un punto di vantaggio nell'essere strutturalmente senza identità, che non si sa dove stai. Allora, non sapere dove si sta è un punto di difficoltà se tu lo vivi come una sottrazione sul senza, cioè io sono senza lavoro fisso, senza diritto, senza identità intesa proprio come identità anagrafica o di cittadinanza. È chiaro che questo è un punto di, cioè se tu aspiri a colmare quel senza sei fuori, cioè non, nel senso, sei fuori gioco, non hai possibilità di sottrarti al meccanismo identitario.
Però il fatto in cui tu fai di questo un punto di rivendicazione, allo stesso tempo un punto di possibile forza, penso che tu acquisti quel vantaggio di cui parlavano prima. Cioè quella mossa in più, quella mossa che non è semplicemente una mossa temporale, cioè non, secondo me non la puoi calcolare semplicemente in termini di genealogia, cioè ragioniamo in termini di quarta generazione per anticipare la mossa, perché i due esempi che tu facevi in Inghilterra e Francia sono però molto diversi, si tratta ovviamente di paesi ex coloniali, colonialisti, di migranti ex colonizzati, però da una parte c'è una società multiculturale, culturale, dall'altra parte si tratta dell'integrazione, sono due cose. Io infatti avevo precisato che non voglio fare analogie con i paesi, però come poi è un esempio più vicino che abbiamo. Certo, ma è chiaro. Meglio di niente. No, no, assolutamente, però secondo me non, là non la spunti. Secondo me, poi magari una sciocchezza, cioè non la spunti nel senso che non basta anticipare la mossa, cioè, ok, prevediamo, sono un po' come si parla l'America, prevediamo dove andremo noi guardando dove sta l'America adesso, cioè anticipiamo di una mezza generazione di un'altra cosa. Secondo me la spunti in un'altra maniera, cioè appunto A, stando molto dentro le dinamiche di costituzione di entità autoprodotte per così dire, che si hanno nei vari paesi, nelle varie situazioni, nei vari contesti. Cioè già questo è un. Intervenendo nella fase di costruzione dell'identità, di narrazione, di racconto, di biografia, evitando e cautelando rispetto alla possibilità che questa diventi una cristallizzazione, cioè quella che tu richiamavi, un'autoetichettatura, cioè un label. Io so questo, ho questo, aspiro a questo, mi sottraggo a quest'altro ed è fatta. E così il gioco diventa troppo semplice e anche troppo prevedibile. Per quanto mi riguarda, se poi magari ripeto una sciocchezza, però allora è chiaro che là si tratta di tenere identificazione e disidentificazione insieme, cioè processo di costituzione di un proprio racconto, se vogliamo dire schematicamente il racconto e la narrazione, cioè io devo sottrarmi nel mio raccontare l'esperienza, il processo di identità, che è necessario a ogni processo di identità, sottrarmi a un meccanismo di narrazione metafisica assoluta. Cioè, detto in altri termini, più politici, più filosofico-politici, fare pratiche di democrazia e sottrarmi alla democrazia come pura astrazione formale, cioè che nel momento in cui io entro nella forma della democrazia mi sto semplicemente consegnando al movimento che mi rende prevedibile, che cosa ricerco io? Il colmare quel senso, cioè il senso diritto, acquisire quel diritto. È chiaro che quello. Ma è un terreno di rivendicazione assolutamente spendibile, però non può terminare là, secondo me, il percorso. Non è che sto ribattendo a quello che dicevi, sto cogliendo quello che non può terminare là, perché la mia prima generazione pensa a questo. Io critico, ecco. Quindi la mia generazione pensa a questo. Pensa solo. Ecco. E che non è ingiusto che pensasse a quello, no, che pensa, cioè, quello che chiede, no? Che è quello che chiede, non può essere diverso di allora è chiaro che tu aspiri proprio nella pratica e nella storia, tu aspiri all'approdo di una serie di diritti, a iniziare dal diritto di voto. È chiaro. Però se tu consumi interamente il tuo spazio politico all'interno di quell'azione, poi perdi, per esempio, il pensiero della differenza, perdi tutto il resto. Cioè, allora è chiaro che il primo terreno è preliminare al secondo per certi versi, perché se tu non ti mi scarto o vai trovando la mente, giustamente, ci sta anche questo, però se lo consumi tutto là dentro poi hai terminato la tua operazione, cioè è finita. Chiaro, infatti poi terza generazione perché l'esempio più rampante, perché loro sono cittadini francesi, allora il problema direttamente dovrebbe essere, c'è il problema perché comunque hai un'identità che non ti viene riconosciuta, che in uno spazio pubblico tu non puoi manifestare. Perché non sono francese, sono anche altro. Cioè, è chiaro che la cittadinanza è l'aspirazione assolutamente politicamente dirimente per chi non l'ha. Però è chiaro, però se si consuma tutto là, è chiaro che non riesce a produrre un'azione politica che abbia,
la cittadinanza non è che è negata. Neanche oggi, cioè Sandro non so tutto, molto bene, la cittadinanza è filtrata, non è negata. E il diritto poi di voto che è dopo. Appunto. Ma questo infatti esiste in Francia, che è ben vista perché ci sono tanti neri francesi, ma alla fine si sentono non francesi da una vita, e i francesi veri lo sanno. Uguale in Svizzera, tutti gli immigrati che arrivavano negli anni 60 hanno lavorato come dei cani, continuano a vivere qui lì, però continuano ad avere, sono italiane, no? Che negli anni 60 per l'immigrazione e lavoro sono andati lì, beh, continuano ad avere la carta d'identità italiana, pagano i contributi, delle assistenze sanitarie che sono top, top, e dico che le persone lì, l'unità sanitaria, ti chiamano per dire: signorino, lei ha il check-up con questo giorno, con questa ora, venga, glielo ricordiamo. Però non hanno il diritto di voto, perché il diritto di voto ce l'hanno solamente io, che ci piacciono quei confini che ci sono, le nostre cartine esistono. Come la grande globalizzazione che abbiamo preso europea, io ho vissuto all'estero e ho fatto delle file per avere dei diritti di lavoro con dei palestinesi argentini, dicevo: ah bene, mi sento in Europa, è la mia Europa, in Spagna. In Spagna, ad esempio, per lavorare bisogna del DNI, del numero di identificazione e non so che altro. Comunque è un numerino che ti serve per lavorare legalmente, bravissimo. Beh, io ho fatto la stessa fila dei palestinesi, serbiani, argentini. Oh mio Dio, mica li ho sottovalutati, però visto che è l'europea, ho detto che caldo, potevo evitare di loro in fila. Appunto, io finisco e chiudo così, tanto per smuovere le energie, sì, perché sono arrivata adesso, quindi non c'era neanche questa bella. Immagina che attitudine abbia intelligente, però guardate voi che avete più ascoltato, però nel senso, questa realtà esiste in tutti gli stati europei, quindi non c'è bisogno da buttare il dito, perché anche noi lo facciamo, abbiamo la cittadinanza ma non il diritto. E allora, io poi studio agrario, quindi non lo so, forse te che studi giurisprudenza, non so da quale cavolo di facoltà è, nel senso, forse ne sai più di me, io mi so parlare di altre storie, poco la fa, però nel senso che dobbiamo riconoscere che... Non banalizzare la discussione, la cosa che si sta dicendo è un'altra, cioè, la Francia è ben conosciuta tutto perché... Nel senso che quello che volevo dire è che la cittadinanza non è negata in senso assoluto. Pensiamo anche, ad esempio, Svizzera è un esempio abbastanza, paradossalmente è un esempio abbastanza retrogrado per certi versi. Però i cittadini francesi di seconda generazione, la cittadinanza che di prima alla fine quasi è stata offerta. Il problema è che l'aspirazione alla cittadinanza. Anche in Svizzera se nasce lì. Parlo. Ah ok, però devi nascere lì. Se la seconda generazione è nata lì. È un diritto assolutamente negativo. Entrato in base a quale esigenza? L'esigenza di avere forza lavoro disponibile e malleabile che si attenga alle disposizioni che per avere la cittadinanza, a cui per avere la cittadinanza devono spostare. Cioè, io a te ti tengo perché sei tranquillo, sei, non ti ribelli e ti attieno, se ti attieno ti do. Ma non la cittadinanza, il permesso di soggiorno, ok? Leggila così, che è lo stesso però sul profilo formale. Lo capisco anch'io con lo stesso giurisprudenza, cioè lo stesso tipo di domande, ti do accesso a una serie di diritti, non necessariamente il diritto politico per eccellenza, però questi diritti sono condizionati a una serie di comportamenti considerati dal lato della forma giuridica virtuosa, cioè di non ribellione, cioè di sottomissione in qualche maniera. Appunto. Dall'altro che potrebbero pure sparire senza tutto tenere conto, cambia un governo e... anche se ce l'hai e se, a maggior ragione se non ce l'hai quel diritto di voto, domani viene un altro governo e dice: no, tu questi diritti non li puoi più avere. Allora che fai? Tu vivi da 20 anni in un posto e non ti senti mai a casa tua, anche se ci vivi da 20 anni. Cosa che questo è, va bene, è in condizione preliminare. Il problema è che se l'obiettivo politico diventa esclusivamente questo, no, no, cioè, questo. Secondo me l'obiettivo politico è un pensamento completo della cittadinanza, come
come forma giuridica dell'identità, questo è il almeno in ambito europeo, che abbiamo fatto questa lotta dell'Unione Europea che non si è mancata. Non solo in ambito europeo. Allora, noi parliamo di noi, non abbiamo proposte, capito? Perché a me non mi piace parlare di problemi altrui quando in casa mia ancora non so risolvere niente. No, noi abbiamo questo tizio italiano, capito? Che per il dito, andiamo a parlare di Chiapas del Messico. Stiamo scherzando? A me l'ultima volta che mi ha pigliato l'Amnesty, del Messico, ma del Messico, ma parli intanto l'Italia e poi vai oltre, non fa il tipico europeo che ci siamo capiti, finisce lì, cioè andiamo un po' sul sondo dei nostri problemi. A me spiace guardare anche quello che succede, no? Quello serve per paragonarci, infatti capito, dovremmo anche capire che la nostra assurdità è diventata normale per noi italiani e non capiamo le critiche europee o mondiali. Faccio uno spot bellissimo, visto che si è parlato tanto di America Latina, che appunto quel paradigmatica, ma quindi mi mette adesso in che terza, non per il che terza, una serie di questioni. Abbiamo preparato appunto un seminario, diciamo, sull'insolvenza, il programma uscirà tra domenica e lunedì, uno degli incontri sarà anche dedicato appunto all'Argentina, ci sarà Sandra anche di Berlino, quindi si può. Vabbè, comunque sarà un'occasione per approfondire anche i temi che abbiamo detto lui discusso stasera. Sì, se non ci sono altri interventi, insomma, chiudiamo la serata qui, grazie ancora a Sandro Mezzala, Gianni Menale, Gisò Mendola, per chi vuole comprare la rivista c'è qui sul banchetto e domani 1 marzo Migrante, insomma, in Piazza dell'Unità alle 9. Io ho il mio senso di